25-20 non si possono fare i salti. Con la 520 non si può fare street. Con la 520 non si può fare enduro. Con la 520 si pedala. Bici che ha passato positivamente il test, io ve la consiglio. Chiaramente non fate quello che ho fatto io, quindi salti oppure discese ripide, trial, street, eccetera. Quindi è una bici dedicata per pedalare. Se pedalate tranquillamente nei sentieri, vi porterà ovunque. Io ho fatto solo questi test per vedere la resistenza del prodotto. Io vi garantisco che la bici è veramente solida. Anche se la forcella è 80 mm di corsa, si comporta veramente bene in tutte le asperità. Mi ha sorpreso moltissimo, funziona veramente bene, c'è un ritorno che non spara, quindi si comporta veramente bene. I freni a disco meccanici dell'Ayers sono veramente impeccabili, funzionano benissimo, solo vi consiglio di stare attenti quando magari lubrificate la bicicletta, perché se vi va dello spray sui dischi freno rischiate che la bicicletta non freni più e faccia quel rumore famoso tipo e se vi succede questo è perché avete spruzzato dello spray della catena sul disco. Quindi vi consiglio di sostituire le pasticche freno. Il bello di questa bicicletta qui è che con 299 euro potete trovare la taglia per la vostra altezza, quindi è difficile trovare una bicicletta da 299 euro, ad esempio taglia XL. Quindi secondo me, anche se uno cerca una bicicletta di altezza diciamo non standard, con tutti i modelli della Decathlon si trovano. Che sia ben chiaro, io non sono sponsorizzato da Decathlon, ma solo perché me l'avete chiesto voi di provare a testare questa bicicletta, quindi l'ho fatto solo perché me l'avete richiesto voi. L'unica cosa upgrade che vi consiglio di fare è sostituire con dei pedali flat tipo questi, perché con i pedali che danno in dotazione sono veramente ridicoli, quindi è meglio stare un po' sul sicuro, prendere dei pedali flat tipo questi di plastica oppure in metallo. In dotazione danno anche una bella luce LED per le notturne, che quindi male non fa. La sella è veramente comoda, molto morbida, anche se non ho lo scavo nel mezzo, che vi consiglio sempre per evitare problemi in futuro. Quindi anche se non ha lo scavo centrale, diciamo che è molto morbida, contiene una specie di gel all'interno. Questo attacco manubrio particolare ha la possibilità di mettere questi spessori sotto l'attacco manubrio in modo da alzare leggermente l'attacco manubrio, in modo da avere una guida leggermente più comoda. Diciamo che come è settata adesso è più dedicata per la salita. La Rock Rider 520 monta un cambio SRAM X3 a 8 velocità, un cambio veramente perfetto, funziona veramente bene, è molto preciso l'inserimento del cambio, quindi basta proprio un click semplice. Mi ha veramente colpito la precisione di cambiata. Le leve del cambio sono in alluminio, fatte benissimo, i comandi sono SRAM, 8 velocità, anche la piega manubrio non è male, c'è una bella piega, abbastanza largo, le manopole sono leggermente dure ma bisogna farci un po' l'abitudine, però usandole senza guanti sono un po' rigide. Pro e contro di questa bicicletta sono i pedali, chiaramente da sostituire, perché i pedali che danno di serie sono un po' penosi, quindi io vi consiglio di comprare dei pedali flat in plastica oppure in alluminio, che potete trovare in tutti i negozi online oppure nei negozi di fisica. Al Decathlon non l'ho trovato, ho provato a cercare dei pedali flat ma non le hanno, quindi vi consiglio di cercarli altrove. Altra cosa negativa sono praticamente la poca scorrevolezza rispetto a una bici di alta gamma. Comunque diciamo che per fare percorsi tranquilli, non troppo distanti, tipo 3-4 ore di bicicletta, forse è una bici un po' troppo pesantuccia e poco scorrevole. La causa della poca scorrevolezza sono le ruote molto pesanti e le gomme. Mentre i lati positivi di questa bicicletta sono sicuramente il prezzo, perché 299 euro non si trova una bicicletta del genere, almeno per quello che ho cercato io su internet non c'è un'azienda che propone una bicicletta a questa cifra, quindi il prezzo è uno. Due, telaio in alluminio 60-61, quindi un telaio molto resistente e molto fatto bene anche geometricamente. La forcella, sono rimasto veramente colpito dalla forcella, funziona bene, non è una classica forcella molla che spara sfrenata, questa assorbe l'urto molto bene e in più rilascia
fascia in ritorno senza darti quei colpi secchi sul manubrio che sono molto fastidiosi. Il cambio veramente molto preciso per essere un 8 velocità, quindi veramente sono rimasto sorpreso del cambio. Durante il test non ho ricevuto nessun problema, quindi il cambio non è mai saltato. Una cosa che mi è piaciuta molto è il precarico, che si può regolare in base al nostro peso, quindi girando questa manopola in base al nostro peso si regola più o meno la molla. I freni rispondono veramente bene, quindi io direi che è una bici che ha superato sicuramente il voto a 10. Anche senza mani la bici si comporta veramente bene, è molto stabile, le guaine sono lunghe e giuste, quindi non ti tirano da una parte, perfetta. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial, mi raccomando scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa bicicletta, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!